Simona Marchini, la incontriamo al Teatro Argentina, però in realtà lei è all'Ambra Iovinelli con uno spettacolo molto particolare. Sì, è uno spettacolo sull'opera, di cui non parla mai nessuno, che gira da parecchi anni, dalla Fenice in giù, l'ho portato dappertutto, insieme a un grande pianista, Paolo Restani. Che cos'è Croce e Delizia, signora mia? È una signora appassionata d'opera, la solita signora Simona, tutta cuore e sentimento, e racconta a modo suo, Traviata, Trovatore e Rigoletto, e in mezzo ai racconti ci sono tre parafrasi di Liszt meravigliose su Verdi. Allora, lo spettacolo ha un suo carattere, quindi veramente non somiglia a niente, e me lo sono inventato io 5 anni fa. Normalmente funziona proprio perché è così inaspettato, curioso, divertente, ma anche sentimentale. In più, proprio per sentimento, io lo regalo all'UNICEF il 14 giugno al Teatro Ambra Iovinelli alle 21. Il giorno prima, cosa che non è mai accaduta prima, il 13, alla Galleria d'Arte Moderna, per la sensibilità, devo dire, della dottoressa Collu, vengono esposti in un corridoio i lavori di ragazzini africani ospiti attualmente dell'UNICEF. Quindi mi fa molto piacere che succeda questa cosa. Invece impegni per la prossima stagione? Per la prossima stagione recito, prodotta dagli Ipocriti, cioè da Balsamo, una cosa molto divertente di Yasmina Reza, l'ultimo lavoro che ha fatto già in Francia abbondantemente da 1 anno e mezzo, 2, molto carino. Io faccio questa vecchia signora surreale, un po' svanita, un po' buffa, durante una cena faccio tutti i miei interventi estemporanei, una regia importante di Roberto Andò con attori meravigliosi, calabresi piuttosto che Anna Foglietta, insomma c'è, veramente siamo 5 personaggi. Bella figura, esattamente. Beh, tremo come una foglia, però mi piace molto.